even get some bras. Ciao a tutti haters e benvenuti in questo nuovo video, sono Pepsi. Oggi farò un video top 5 giochi che dovete assolutamente scaricare. Quindi giochi belli, bellissimi. Quindi ora preparo il video. Quindi passiamo passiamo alle top. Al quinto posto abbiamo Tinker Island, un gioco di sopravvivenza e avventura che vi consiglio di scaricare. Dovrete prendere queste carte e li portate. Io sono arrivato, infatti se notate, io ce l'ho scaricata, non so molto di questo gioco, ma l'inizio è che tu sposti le carte e così che devono fare loro, è tipo questo, cosa fai? E Samina scappa via. Questo devi sopravvivere, è un gioco molto carino, ve lo consiglio, però non è uno dei migliori, per questo l'ho messo al quinto posto. Quindi passiamo alla prossima posizione. La quarta posizione invece abbiamo Kick the Buddy, è un gioco epico perché tu devi torturare questo umino, cioè, e tu ovviamente torturando avrai soldi e potrai prendere delle armi, non solo armi, anche animali per esempio. C'è troppo figo. A parte che potete fare anche queste cose, ma lo puoi torturare, è bellissimo. Credo che si potrebbe mettere anche la faccia, però io non so come si fa a mettere la faccia, tipo di Granny, di Baldi, queste cose così. Però è un gioco davvero bello, infatti l'ho pure scaricato. Scaricatelo anche voi. Quindi ora passiamo alla prossima posizione. Terza posizione potete trovare Castle Clash, ovvero il channel di giochi di strategia online 2D. È simile a Clash Royale, proprio, secondo me è una copia, però è molto bello, figo, vi consiglio di scaricarlo. Io non l'ho scaricato, però ci ho giocato ed è figo, quindi vi consiglio di scaricarlo. Infatti se notate, a parte questi due, uno se li... lui, Jonathan Fella ha votato bene, loro non sappiamo che telefono hanno, che hanno in Nokia, cosa, dello schifo hanno, in Cosanbu. E quindi questo gioco bello, ve lo consiglio di scaricarlo, giocateci. Sicuramente molti di voi lo conosceranno, anche alcuni di prima. Quindi ora passiamo alla prossima posizione. Al secondo posto abbiamo Guns of Boom, un gioco di guerra molto bello, infatti ho pure scaricato. Sono bravi in questo gioco, un po' difficile, un po' facile. È un gioco di guerra molto bello, molto colorato. Unica cosa bella, ma forse potrebbe essere anche una pecca, perché è una cosa un po' non ha senso. Perché tu ovviamente per sparare gli altri li devi mirare. Proprio devi prendere col puntino del fucile nel loro corpo e lui li ammazza. E c'è pure un po' la mira automatica, quindi vi consiglio molto di giocarci. Guarda che belle armi che ci sono. Ci metterà un bel po' di tempo da scaricare, a download, però ve lo consiglio tantissimo. Troppo bello, online shooter. Ma dopo questo passiamo all'ultima posizione. E al primo posto non può mancare Dragon Ball Dokkan Battle. Vi consiglio di scaricarlo, troppo bello, di Dragon Ball, dove tu per fare i lottamenti devi mettere queste palline, ma la cosa più bella di questi sono i summon e come sono in realtà, perché c'è l'SSR che può far diventare UR. Infatti ho la UR, anche se sono rank 5, sono un po' scarso, ma sono anche forte. Vi consiglio molto di scaricare questa app, è fighissimo, lo ripeto, fighissimo. Secondo in gioco, in seconda posizione di più redditizia azione. Scaricatelo.
Ragazzi, il video di oggi finisce qua. Finisce credo un po' poco perché ho levato tante volte il video per editarlo, perché ora la sigla, come avrete visto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mettete obbligatorio mi piace. I film, vabbè, i film non ci interessano. Se volete un video con la top 5 dei film da scaricare, scrivete sotto nei commenti con dei mi piace anche. Quindi vediamo su questo, perché il video sia tutto. Questo non ve l'ho fatto vedere perché probabilmente si sa la prima nella classifica, perché ve li devo mettere per forza le classifiche. Ma chi se ne frega delle classifiche. Qua finisce questo, perché vi è piaciuto. Mettete like, iscrivetevi, seguiteci su social come Instagram, che forse è quello nuovo, non mi ricordo come mi chiamo. Su Musical l'importante, quello è un'app, non è un, c'è un social, anche social, no, social troppo difficile, comunque scaricate Musical.ly e seguitemi anche là, e vi dice ciao!